Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Come sempre, prima di andare in onda col notiziario, vediamo insieme gli argomenti principali di oggi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Siracusa, incontro al Castello Maniace. Mattarella a Siracusa, pressante il servizio d'ordine, Ortigia super blindata. IAS Priolo, decreto interministeriale per il ripristino dell'impianto di depurazione. Vicenda Ryanair, interviene l'antitrust, avviata un'istruttoria nei confronti della compagnia di volo irlandese. Il calcio, il campionato di Serie D, oggi squadre in campo, tra poco San Cataldese Siracusa. Sono questi gli argomenti principali di oggi, ma prima di andare in onda con il telegiornale, spazio alla regia per i consigli. Hai pensato proprio a tutto per il back to school di tuo figlio? Da oggi la promozione Galileo dedicata alla famiglia. Vieni a trovarci in Viale Luigi Cadorna 31, 33 Siracusa e scopri tutti i dettagli. Affrettati e approfittane. Una lente su due sarà in omaggio. Da Ottica Quartarone. Paghi poco alla volta utilizzando il Bancomat. Fino a 10 rate mensili senza busta paga e senza interessi. Prima rata dopo 30 giorni. Ottica Quartarone è stata scelta da Galileo quale punto di eccellenza per Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica Open Mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osseo articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. Benvenuti a questa edizione di Tris Sicilia TG, sempre sul canale 85 di Tris. Come avete ascoltato dalle anticipazioni, giornata siracusana aperta per il Presidente della Repubblica, giunto alle 11.30 al Castello Maniace in Ortigia per l'incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Steinmeier. Per noi c'era il direttore che ha seguito l'incontro, Francesco Nania. Vediamo il servizio d'apertura. Siamo all'interno del Castello Maniace, l'incontro bilaterale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier è appena iniziato, anzi è tuttora in corso. Il Presidente della Repubblica è arrivato intorno alle 11:15 qui al Castello Maniace. Intanto vedete, sono passati i corazzieri e le guardie del corpo del Presidente. Diciamo, il Presidente Mattarella è arrivato alle 11:15 precise, dopodiché ha atteso una ventina di minuti l'arrivo del Presidente della Repubblica Federale Steinmeier, che è arrivato poco prima delle 12:15. Il saluto tra i due e poi il passaggio in rassegna delle istituzioni presenti e poi l'ingresso nella saletta che li vede impegnati per questo incontro bilaterale. La giornata dei due presidenti prosegue poi con una toccata nel teatro comunale, dove sarà consegnato il premio Presidente
tutti, e poi ci sarà prevista una passeggiata in Piazza Duomo e successivamente a sera è prevista anche lo spettacolo al Teatro Greco, a cui assisterà il Presidente Mattarella, che si ricorderà è stato già al Teatro Greco di Siracusa per assistere alle Coefore nel 2021. E per l'arrivo del Presidente Mattarella a Siracusa è stato massiccio lo spiegamento di forze dell'ordine, particolarmente appunto in Ortigia, super blindata per la visita del Presidente. Vediamo tutto in questo servizio. Come potete vedere qui al Castello Maniace il sistema di sicurezza è stato attivato ed è imponente, sia per terra ma soprattutto per mare. Come vedete ci sono due motoscooter della Polizia di Stato, c'è anche la motovedetta della Guardia di Finanza, anche della Capitaneria di Porto che fanno da spola con il Porto Grande, quindi sorvegliano dal mare quanto sta avvenendo all'interno, dove c'è, come vedete e come vi abbiamo raccontato, c'è il Presidente della Repubblica con il suo omologo tedesco per l'incontro bilaterale programmato proprio a Siracusa. Cambiamo argomento. La vicenda IAS, il Governo nazionale ha emesso il decreto per il ripristino dell'impianto di depurazione appunto dell'IAS di Priolo Gargallo, in particolare in questo servizio. È stato firmato il decreto che ripristina la funzionalità del depuratore biologico consortile di Priolo. La firma al decreto è stata apposta dai ministri Adolfo Urso e Pichetto Fratin e fa il paio con il decreto del Consiglio dei Ministri con cui gli stabilimenti ISAB sono stati dichiarati di interesse strategico nazionale. Con la firma del decreto interministeriale sono bilanciate le esigenze di continuità produttiva, salvaguardia dell'occupazione, ma anche della salute e dell'ambiente del depuratore, e si dimostra di avere a cuore il territorio. Questo dice il parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia Luca Cannata. Adesso ISAB e Priolo Servizi dovranno adeguare gli impianti di trattamento delle acque di scarico e realizzare quelle finalizzate al riuso delle acque reflue. L'emanazione del decreto governativo sull'ISAB di Priolo da parte dei ministri Urso e Pichetto Fratin, dice ancora Cannata, consente l'immediato avvio degli interventi per assicurare il rispetto dei valori soglie ambientali, tutelando la salute dei cittadini. Il Presidente della Regione Siciliana Schifani commenta la firma del provvedimento da parte dei ministri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per consentire la continuità produttiva del polo industriale di Priolo rispetto ai livelli occupazionali di tutela dell'ambiente e del mare. Il decreto individua il Presidente della Regione quale coordinatore delle attività per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione delle opere per il ripristino funzionale degli impianti di depurazione dell'ISAB. Uno specifico ruolo di supporto è riconosciuto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ARPA Sicilia. Disabilità, arrivano maggiori fondi per ASA come assistenti servizio igienico personale. L'assessore regionale Nuccia Albano ha detto: avevo proposto integrazione, ringrazio la Commissione Bilancio dell'ARS. Il via libera da parte della Commissione Bilancio dell'ARS a maggiori stanziamenti in favore di ASACOM e dei lavoratori del servizio igienico personale dimostra grande sensibilità su un tema delicato quale l'assistenza alle persone disabili per i servizi che rendono presso le scuole secondarie. Sapevamo che i fondi stanziati in sede di approvazione del bilancio 2023 sarebbero stati insufficienti e avevo proposto un'integrazione. Ringrazio i componenti della Commissione Bilancio per la disponibilità e il senso di responsabilità. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali Nuccia Albano. Si conferma quindi la risoluzione del problema finanziario del servizio ASACOM in provincia di Siracusa. È stato approvato infatti dai deputati regionali di maggioranza un emendamento con cui si stanziano 1,4 milioni di euro per coprire i debiti pregressi del libero consorzio di Siracusa e per garantire l'avvio del servizio. L'assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione è una figura professionale altamente specializzata, ricordano i deputati di FDL, che fornisce supporto agli studenti con disabilità sensoriale, psicofisica e disturbi dello spettro autistico. L'approvazione consentirà di avviare il servizio per circa 300 studenti disabili degli istituti superiori di Siracusa, finora privati della necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Essendo in dissesto finanziario, spiegano i parlamentari regionali di opposizione,
il libero consorzio di Siracusa non poteva garantire la quota di compartecipazione. Così, oltre ai 5 milioni destinati a tutte le province dell'isola, questa ulteriore cifra consentirà all'ex provincia di Siracusa di ripianare i debiti degli anni precedenti e ridare così dignità ai ragazzi disabili che vivono e studiano nel siracusano. Il caso Ryanair, l'autorità antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della compagnia di volo irlandese, reato ipotizzato sarebbe abuso di posizione dominante. L'autorità antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti di Ryanair per possibile abuso di posizione dominante. Secondo quanto ipotizzato nel provvedimento, avviato a seguito di varie segnalazioni ricevute a partire dallo scorso mese di maggio, Ryanair farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell'offerta di altri servizi turistici, ad esempio hotel e noleggio auto, ai danni delle agenzie di viaggio online e offline e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali servizi. In particolare, spiega l'autorità antitrust in una nota, Ryanair da un lato sembra ostacolare l'acquisto da parte delle agenzie dei biglietti aerei direttamente dal proprio sito, dall'altro consente l'acquisto degli stessi alle sole agenzie tradizionali tramite piattaforma GDS a condizioni che risulterebbero di gran lunga peggiorative in termini di prezzo, di ampiezza dell'offerta e di gestione post vendita del biglietto. La condotta di Ryanair, volta a limitare alle agenzie di viaggio la vendita dei biglietti aerei, che in genere sono il primo acquisto effettuato nell'organizzazione di una vacanza e che rappresentano il punto di accesso per la vendita di ulteriori servizi, avrebbe effetti non solo sulle agenzie, ma anche sui consumatori finali. Si determinerebbero infatti condizioni peggiorative sotto il profilo quantitativo e qualitativo e ingiustificate difficoltà nella gestione della prenotazione. Il presidente della regione siciliana Schifani ha ricevuto questa mattina l'amministratore delegato di Ryanair e di Wilson. Al centro dell'incontro il posizionamento della compagnia irlandese nel mercato dell'isola. Il nostro obiettivo, ha detto il governatore, era e rimane quello di garantire prezzi più accettabili e accessibili per il trasporto aereo. Valutiamo anche l'ipotesi, ha detto Schifani, di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo. Adesso la cronaca giudiziaria. 53 imputati assenti alla prima udienza del processo scaturito dall'inchiesta Povero Ippocrate. Il presidente del Tribunale di Siracusa ha disposto che la notifica della citazione sia fatta dalla polizia giudiziaria. Falsa partenza al processo scaturito dall'operazione Povero Ippocrate, che vede coinvolti medici e presunti falsi invalidi che avrebbero percepito indebitamente delle indennità dall'INPS. Alla prima udienza davanti al Tribunale Penale di Siracusa nessuno dei 53 imputati era presente in aula. Il problema è costituito dalla mancata notifica della citazione alla stragrande maggioranza degli imputati, che quindi non si sono presentati. La Presidente del Collegio è stata quindi costretta a fissare una nuova udienza e a disporre che le notifiche siano eseguite dalla Polizia Giudiziaria. Si torna in aula il 13 novembre per l'avvio del processo di primo grado, scaturito da un'indagine della Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura Retusea, che ruota attorno alla titolare di un patronato che avrebbe raccolto istanze dei candidati a ottenere dall'INPS le pensioni di invalidità e quelle di accompagnamento. Nell'indagine sono stati coinvolti medici e funzionari dell'INPS e dell'azienda sanitaria provinciale che avrebbero prodotto false certificazioni mediche per l'erogazione indebita di pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento. La posizione dei principali imputati si è aggravata dopo che il Tribunale del Riesame ha appurato che, contrariamente a quanto argomentato dal GIP, il sistema congegnato il sistema illecito di gestione del procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile congegnato agli indagati trova collocazione univoca in una cornice associativa. Inoltre le indagini dimostrerebbero come ciascuno dei medici faceva la sua parte, concorrendo al risultato di falsare del tutto il procedimento amministrativo e lucrare l'indebita erogazione della pensione, laddove addirittura l'ente pubblico veniva occupato e piegato a fini illeciti. Si va a grandi passi verso la costruzione dell'impianto di biogas tra Augusta e Priolo Gargallo. È stata accreditata infatti la prima tranche del finanziamento pubblico. I particolari nel servizio che segue. È stata accreditata al Comune di Priolo la somma di 3 milioni di euro, frutto della prima tranche relativa alla costruzione dell'impianto di biogas che si è realizzato tra Augusta e Priolo. Un intervento ritenuto basilare dal sindaco di Priolo, Pippo Gianni.
questa operazione, che presto sarà oggetto di appalto e quant'altro, è quella che ci servirà a far diminuire il prezzo della spazzatura, per cui i cittadini di Priolo avranno un prezzo molto ridotto secondo quello che è il sistema che abbiamo messo su con l'aiuto degli ingegneri, degli avvocati, che ci consente di procedere rapidamente verso la costruzione di cose serie. Il primo cittadino ha annunciato novità anche per quanto riguarda la storica palestra di Piazza Di Mauro, la piscina coperta e il campo sportivo ex feudo. Stamattina hanno scaricato finalmente tutto quello che riguarda la costruzione della palestra in via Orazio Di Mauro, quindi a breve sarà montato tutto. Dopo 14 anni finalmente ci sarà anche questa palestra. La piscina sarà attorno alla prima seconda settimana di ottobre al massimo, quella al coperto, e poi procederemo, dopo aver fatto l'accordo con la Federazione Italiana Nuoto, per fare la piscina olimpionica. Andiamo avanti perché vogliamo far diventare questo paese il paese dello sport. Abbiamo già fatto il campo sportivo di San Vogà, spero nella giornata odierna o domani di ricevere il finanziamento di 5 milioni e 300 e passa mila euro per il campo sportivo storico di Priolo, il campo sportivo della contrada dell'ex feudo. Come tutti ricorderete, c'era questo campo che è stato devastato, messo da parte, dimenticato, lo abbiamo nuovamente ripreso, rimesso su. E adesso abbiamo avuto il finanziamento che arriverà, che è già stato decretato dall'assessore, passa dalla regionia dell'assessorato, credo che tra oggi e domani avremo anche questo, quindi ci muoviamo. E siamo alla cronaca. A Siracusa è stata denunciata una donna per ricettazione e contrasto allo spaccio, arrestati invece a Lentini uno spacciatore e uno a Noto. Servizio di cronaca. Dopo una verifica in un esercizio commerciale adibito alla compravendita di oggetti in oro, agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura hanno denunciato una donna di 54 anni per il reato di ricettazione. I poliziotti hanno approfondito la segnalazione di una donna che aveva riconosciuto presso la vetrina di un compro-oro dei monili appartenenti alla propria madre rubati tempo addietro. I riscontri di indagine hanno consentito di identificare la denunciata come colei che aveva venduto al compro-oro i gioielli. Sono in corso approfondimenti per capire se la 53enne ha venduto altri oggetti preziosi in questo o in altri esercizi commerciali della città. A Lentini, agenti del commissariato hanno arrestato un uomo di 35 anni per i reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizionamento. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 3 bilancini di precisione, un panetto di hashish per un peso di 73 grammi, 2 dosi di cocaina, crack contenuto in 2 cucchiai da cucina utilizzati per la trasformazione della cocaina in crack, 10 dosi di marijuana ed altri 28,5 grammi della stessa sostanza. La perquisizione ha permesso di rinvenire inoltre 22 munizioni calibro 38 special e 6 pizzini, indicanti somme e cifre di denaro, riconducibili allo svolgimento dell'attività illecita dello spaccio e la somma di 50 euro, probabile provento di detta attività. Una delle stanze posta al piano terra dell'abitazione era stata adibita al locale di essiccazione ed infatti sono state rinvenute al suo interno numerose piantine di marijuana ed un termoconvettore portatile utilizzato per regolare il microclima adatto alle operazioni di lavorazione della droga. L'immobile in questione era dotato di un impianto di videosorveglianza. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito dei medesimi controlli, a Noto, gli agenti del commissariato hanno arrestato un uomo di 40 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione e 21 grammi di cocaina. Anche in questo caso sono scattati gli arresti domiciliari. E siamo allo sport con il calcio. Calcio imminente, oggi si torna in campo tra poco alle 15 per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Vediamo in questo servizio quali sono le partite della terza giornata. Turno infrasettimanale valevole quale terza giornata del campionato di calcio di Serie D. Il Siracusa gioca in trasferta sul campo della San Cataldese, finora fanalino di coda a 0 punti, frutto di 2 sconfitte su 2 partite fin qui giocate. Fischio d'inizio alle 15. Gli azzurri, dopo l'ultima seduta di rifinitura, sono giunti ieri sera a San Cataldo. Tutta la rosa a disposizione del tecnico Gaspare Cacciola, qualche dubbio solo per Arcidiacono, che ha un risentimento muscolare dopo l'impegno contro il Locri, appare improbabile il suo impiego. La neopromossa Nuova Igea, che domenica scorsa ha rifilato 4 reti alla Lamezia, ospiterà il San Luca.
gasato dal 5-1 inflitto al Castrovillari, il Ragusa si recherà in casa della capolista vibonese, fin qui devastante con 6 gol fatti e 0 subiti. Sarà interessante testare il valore del Canicattì, la prima avversaria di stagione che ha fermato sul pari il Siracusa, che ospiterà il Licata, reduce da una buona vittoria sul Real Casalnuovo. Proprio l'ex afragolese ospiterà il Portici. L'Acragas giocherà in casa con il Sant'Agata, mentre la corazzata Trapani, che ha riposato nel turno precedente, andrà in trasferta contro il Castrovillari. La terza giornata si completa con Locri-Portici, mentre tocca alla Cireale il turno di riposo. Continua il rinvio per la neoiscritta Fenice Amaranto. L'ex regina esordirà la quinta giornata, l'1 ottobre, a Reggio Calabria, proprio contro il Siracusa. Ricordiamo l'appuntamento con Studio Stadio, e quindi in diretta subito dopo questa edizione del telegiornale, appunto per seguire la terza giornata del campionato di calcio. La palla a nuoto adesso, la palla a nuoto con un'importante vigilia per l'Ortigia, che si appresta a scendere di nuovo in vasca dopo la Coppa Italia per iniziare a giocare la Euro Cup domani sera, primo impegno contro i serbi del VK Valis. È una vigilia importante per l'Ortigia, che si prepara a scendere in acqua per cercare di centrare un altro obiettivo da aggiungere alla qualificazione appena ottenuta alla Final Eight di Coppa Italia. Domani sera, infatti, alle 18 a Sabak, in Serbia, i biancoverdi esordiranno nell'edizione 2023-24 della LEN Euro Cup, sfidando i serbi del VK Valis nella prima giornata del gruppo A di qualificazione. Il primo di 4 incontri, in soli 3 giorni, con in testa la voglia di vincere e proseguire il cammino in Europa. La posta in palio è alta e l'impegno è probante, perché nel girone dell'Ortigia ci sono almeno 2 squadre, i forti francesi del Noisy-le-Sec, eliminato in Champions dal Brescia, e i padroni di casa del Sabak, che possono competere con i biancoverdi nella corsa ai primi 2 posti utili per la qualificazione. Il calendario, peraltro, non è certo favorevole, visto che dopo la gara contro il Valis di domani e quella di venerdì, sempre alle 18, contro la Dinamo Bucarest, altra formazione che completa il gruppo A, l'Ortigia sarà chiamata a una terza giornata alquanto faticosa, con un doppio impegno molto duro. Sabato mattina, infatti, a mezzogiorno sfida contro il Noisy-le-Sec, mentre la sera alle 20 chiusura con il Sabak, che avrà goduto di un turno di riposo al mattino. Insomma, sarà importante gestire le energie fisiche e mentali al meglio per poter affrontare una doppia sfida che potrebbe risultare decisiva, fermo restando che prima di ogni cosa bisogna pensare a far bene con Valis e Dinamo Bucarest. La squadra è in viaggio verso Sabak ed è al completo. La Coppa Italia ha tolto qualche energia, ma ha dato ottime indicazioni e fatto crescere la condizione, oltre ad aver contribuito ad amalgamare ulteriormente il gruppo. È tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Vi lascio a Studio Stadio.